L'entusiasmo dello stadio Adriatico dopo la vittoria del Pescara sul Benevento, Pescara primo in classifica dopo 7 giornate di campionato, dunque a distanza di tanti anni il Pescara torna in vetta al torneo di Serie B. Buonasera dallo studio centrale di TV6 per questo numero di replay, dunque la copertina è stata dedicata al finale della partita con i tifosi ad acclamare gli uomini di Pillon che hanno conquistato una vittoria meritata, importante. Ora c'è la sosta, si tornerà in campo di venerdì sera contro lo Spezia. Abbiamo titolato questa sera Grinta da Leone con questa squadra che rispecchia proprio il carattere del proprio allenatore, una squadra che gioca, diverte, sa soffrire e dà tutto in campo. Grinta da Leone, ed era così quasi normale invitare nel nostro studio il direttore sportivo della società biancoazzurra Luca Leone. Buonasera direttore, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera. Complimenti ovviamente per questo primato in classifica. Al suo fianco abbiamo il responsabile dello staff sanitario del Pescara, il professor Vincenzo Salini. Buonasera professore. Buonasera, grazie anche a lei. Siete vicini, d'altronde siete vicini anche in panchina, quindi sempre. Ormai vi conoscete. A fianco del professor Salini salutiamo l'assessore allo sport del comune di Pescara, Giuliano Diodati. Buonasera Diodati, grazie per essere qui con noi. Al suo fianco abbiamo il nostro baffo, non Pillon ma Totò De Leonardis. Buonasera Totò. Buonasera. Qui alla mia sinistra ritroviamo anche l'agente FIFA, Alessandro Alberti. Buonasera, grazie, Alessandro. Buonasera. E poi l'altro compagno di viaggio, Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco. Salve. Allora, chi vuole iniziare? Grinta da Leone, dobbiamo iniziare con Luca Leone. Chi l'avrebbe mai detto dopo 7 giornate di campionato stare lassù, anche se giustamente Pillon dice dobbiamo volare bassi, ma volare bassi per restare in alto? Bella questa. No, sicuramente siamo contenti di questo inizio, però è normale che noi tutti sappiamo che le insidie di questo campionato è perché siamo solo alla settima giornata, quindi bene, ci sono tante cose positive diciamo, da sottolineare di questa squadra fino adesso, però ecco, il campionato è ancora lungo e è giusto mantenere i piedi per terra. Diciamo che per Leone sono i primi veri sorrisi nell'esperienza pescarese, 2 anni di sofferenza, adesso si può, non dico esaltarsi, però essere soddisfatti del lavoro svolto, no? No, a prescindere come vada a finire, perché poi le stagioni iniziano bene, però è lungo il cammino ed è giusto dunque portare avanti un discorso finora improntato sull'umiltà, no? Sì, sì, no, ma è un po' lo spirito che ci ha accompagnato dall'arrivo di Pillon, ecco. Quindi va dato atto al mister di questa sua, del suo carattere, il suo modo di lavorare, questa sua serenità che ha dato a tutto l'ambiente e diciamo che l'ha anche ricompattato, quindi oggi vedere quelle immagini fa solo che piacere, noi dobbiamo cercare di coltivarla giorno per giorno per far sì che possa durare il più a lungo possibile. Ecco, al suo fianco c'è il professor Salini che ha vissuto tanti anni, dal 1999 collabora con la Pescara Calcio, tra poco vedremo una schermata dove analizzeremo i piazzamenti del Pescara negli ultimi 20 anni, poi anche le stagioni della primavera, delle promozioni, insomma vedremo dove era collocata la squadra biancoazzurra dopo 7 giornate di campionato. Professor Salini, ripeto, ha vissuto anni esaltanti, tante promozioni, momenti grigi. Come viene finora catalogato questo inizio di campionato rispetto ai precedenti? Ma io quello che... Cioè, cosa nota di diverso dalle altre stagioni? Io quello che noto sicuramente, quello che ho notato è che da parte dei ragazzi c'è una grande serenità, come diceva il direttore, e soprattutto anche nelle dichiarazioni sono sempre molto... come dire, sono molto sempre gentili nei confronti del mister, dei compagni, l'ultima Macini che diceva questa squadra è una famiglia. Sicuramente c'è un giusto mix perché sia i giovani, sono giovani di qualità e sono tutti bravi ragazzi, gli anziani molti li conosciamo, qualcuno che non conoscevamo come Del Grosso ci ha stupito per la sua volontà di voler fare, di aiutare i ragazzi, quindi
Sicuramente, come diceva il direttore, non bisogna esaltarsi perché la Serie B è un campionato veramente difficile. Ricordo annate dove eravamo in questa posizione e poi purtroppo sono successi dei problemi. Ecco, dopo analizzeremo con le schermate che ci ha preparato Andrea Costantini, che vado a salutare in regia, perché Andrea questa sera tu sarai molto impegnato con gli spazi social, perché ci sono tante curiosità che poi ci farai vedere. Assolutamente sì, Enrico, intanto vi saluto, poi vi diciamo anche che è un lunedì di riflessione per diverse squadre sia in Serie A che in Serie B. Sono in bilico le posizioni di diversi allenatori. In Serie A si va verso l'esonero di Danna, tecnico del Chievo. L'ex CT Ventura è in vantaggio su Iachini per la panchina del Chievo. In Serie B due panchine a rischio, in particolare quella di Stroppa del Crotone. Potrebbe andare un altro ex biancazzurro su quella panchina, Massimo Oddo, che è in vantaggio su Zenga. In questo caso si tratterebbe di un ritorno, quello di Zenga al Crotone. E poi è in bilico anche la panchina di Stefano Vecchi a Venezia. Ad ore tornerà il proprietario Giota Copina proprio in Laguna per verificare il da farsi. A te. Allora, Leone, di chi è figlio questo primo posto? No, ma adesso parlare di primo posto è figlio di sette partite dove non abbiamo mai perso. Una squadra che è diventata squadra, che vuole a tutti i costi uscire dal campo, che non vuole perdere. Si è visto dal ritiro i ragazzi che sono venuti con una mentalità e con una voglia di riscatto, i vecchi dell'anno scorso, per l'annata dell'anno scorso, che non è piaciuta a nessuno. E che tutti noi volevamo cambiare, migliorare e far sì che quello che è successo l'anno scorso non accada più. Alessandro, ti faccio la stessa domanda. Questo primo posto, dove nasce questa cavalcata iniziale? Perché sono, ricordiamo che siamo parte, solo alla settima giornata, d'accordo in parte non, con non lui. Dobbiamo fare voli pindari, diciamo un primo posto perché il Pescara è in vetta. Sono d'accordo in parte con Luca. Secondo me il quadro odierno invece è figlio dal momento in cui è venuto questo allenatore alla guida del Pescara, perché se ci fai caso sono state già l'anno scorso, ci sono state partite dove il Pescara è partito in svantaggio e con un animo spugnandi le partite le ha... Ricordiamo solo due sconfitte, a Vercelli in casa a Vercelli, ma io ribadisco sempre che quando lui è arrivato pronti via ha recuperato la partita a Palermo, l'ha recuperata in casa col Bari che perdeva 2-0, quindi evidentemente sotto il profilo proprio dell'empatia psicologica, peraltro è un signor allenatore che io conosco perché ha lavorato a Bari, anche lo conosco perfettamente, quindi è un signor allenatore. A Pescara credo che sia riuscito a toccare le corde giuste dei giocatori e i risultati di adesso secondo me nascono dal lavoro che è stato fatto l'anno scorso, per cui non mi sorprende vedere la squadra nei primi posti della classifica. Spero di continuare a vederla ancora prima, spero anche di vedere all'Adriatico qualche tifoso in più, perché probabilmente è il momento adesso. Tutti sappiamo che poi se le cose dovessero continuare ad andare bene i tifosi si avvicineranno gradatamente a questa squadra, così come è successo nelle altre annate. Sì, no? Ma il dato oggettivo è che la passione dei tifosi del Pescara è un dato di fatto da sempre. Questa è una città che passa da grande dall'esaltazione certo, alla depressione più totale. Adesso credo che dopo la vittoria del Benevento, se si dovesse fare risultato a Spezia, spero che della partita dopo di non rivedere degli spazi vuoti all'Adriatico. Totò e Francesco, che ogni settimana sono qui a commentare, no, le varie partite, quindi l'andamento della squadra, facendo una disamina più generale alla settima giornata, si può dire questa squadra ha un'identità, e l'abbiamo sempre detto sin dalla prima giornata, però tornando alla domanda fatta a Leone, ad Alberti, è figlia di tanti aspetti positivi nella costruzione, in Pillon che ovviamente è stato quello che ci ha salvato nella passata stagione, al quale è stata data fiducia, quindi tante componenti che finora ci stanno offrendo questo risultato.
Ma sì, credo che insomma, il lavoro fatto alla fine di quella stagione, diciamo fallimentare, salvata giusta ripresa per i capelli, nasca da lì comunque, dal lavoro che si comincia a fare a fine stagione, la società, tecnico insieme, quindi la conferma di Pillon e anche la costruzione della squadra. E poi è ovvio che insomma, è predominante quello che ci ha mostrato Pillon, cioè questa squadra veramente è una sua squadra, noi l'abbiamo, per averlo visto dall'inizio, abbiamo visto sempre trovare sempre questa sua identità, a prescindere anche da scelte, insomma, sono stati vari momenti, che sono Mancuso Ale, Mancuso Centravanti, varie cose, però questa squadra la sua identità l'ha sempre avuta, anche nei momenti più difficili, quando si è trovata in svantaggio fuori casa, è successo due volte, questa capacità di riprendersi, e credo che la squadra sia cresciuta assieme all'allenatore, per cui... E non solo, questo ha portato anche l'effetto anche molto importante, che ha ricominciato a riconquistare i tifosi, perché abbiamo visto la partita di sabato e proprio questa è l'immagine che ci resta, al di là dell'ultimo, del finale, che ovviamente era scontato, però durante la partita avvertivi questo affetto di questa squadra che sa farsi amare dai suoi tifosi. Il pubblico la sente sua. La sente sua. Io questa è l'impressione che ho, e che questo che mi dà fiducia. Comunque non parliamo di risultati, parliamo proprio di un campionato che può essere veramente una ripartenza proprio per il calcio pescarese, sotto il punto di vista, anche sotto il punto di vista dell'ambiente, che è molto molto importante. Francesco, adesso vengo da te. A Leone chiedo ancora, avete allestito una squadra, un mix di giovani e di elementi più esperti, non li chiamiamo anziani perché è antipatico, già siamo anziani noi, meno giovani. Però non era facile fare questo tipo di scelte. Vabbè, poi quando le cose vanno bene siete sempre bravi, quando le cose vanno male non siete capaci, questo è il mondo del calcio, però la selezione come è stata fatta? Di scegliere i giovani migliori invece i più esperti in buone condizioni e con forti motivazioni soprattutto? Ma io quando è finito il mercato ho detto una cosa, no? Che chi è oggi a Pescara e chi è voluto venire a Pescara, chi ha scelto Pescara anche di rimanere per il caso di Fiorillo, perché anche nei ragazzi che hanno vissuto la passata stagione, no? C'era questo senso di rivalsa, no? Per l'annata. Oltre che di appartenenza, perché certo, Fiorillo ormai... Quindi, i ragazzi sono andati in ritiro che veramente volevano cambiare le cose, cioè si sono uniti. Volevano riscattarsi. Sì. Perché l'annata dell'anno scorso non è stata però bene. Ne avete aggiunti altri che si stanno rivelando decisivi. Di Del Grosso, che ha nominato lui, Cristiano voleva venire a Pescara a tutti i costi, cioè, non è stato un discorso economico, voleva dare una mano, voleva dare un contributo, e lo sta dando, lo dimostra quotidianamente tutti i giorni, cioè ragazzi che... Anche gli stessi giovani che sono arrivati, Antonucci, Melegoni, lo stesso Mancini che abbiamo riscattato, che abbiamo acquisito, cioè tutti i ragazzi che lo stesso Monachello, tutti i ragazzi che volevano venire al Pescara, hanno scelto Pescara, quindi sanno che venivamo da un'annata come l'anno scorso e tutti stanno accettando. Cioè è stato un lavoro semplice oppure... Si è anche un po' fortunati molte volte nelle scelte, no? Ma questo poi lo dirà il campo, lo dirà... Però ecco, c'è una scelta, c'è un lavoro, c'è una... Comunque sia... Anche, faccio un esempio, Canutè all'inizio, no? La prima settimana che non è arrivato, oggi magari è felicissimo di stare qua, a volte... lo stesso Brugman, che magari poteva ambire a giocare in Serie A, e tu lo vedi giocare... E lo vedi allenarsi e sai che... Con che forte motivazioni, cioè. Francesco, io penso che questi sono i segnali veramente forti a cui si è partiti, ecco. Francesco, diciamo che hanno lasciato i migliori dello scorso anno, per essere avere un po' di sintesi, e inserendo intanto il ritorno di Memusciai, rimpianto per l'intera stagione passata, e i giovani. Io credo che sia nata qui, dopo potrà intervenire, confermare o smentire Luca Leone, che sta nella stanza dei bottoni, ma da una programmazione, come posso dire, minuziosa, ossia
il presidente Leone e l'allenatore hanno, almeno questo è quello che appare, che risulta, hanno lavorato insieme costruendo la squadra su indicazioni dell'allenatore, sulla conoscenza dei singoli giocatori. Parlo per esempio di due giovani, Antonucci e Melegoni, uno più bravo dell'altro, subito inseriti. Quindi sotto questo aspetto è figlio di una, si parla sempre di programmazione, più programmazione di questa, certo, credo che sia impossibile. E questo non è che viene detto adesso, perché dopo 7 giornate il Pescara è primo in classifica, perché lo si è visto subito già da questa estate. Al tutto aggiungici che c'era un allenatore che già c'era stato lo scorso anno, che aveva acquistato subito la fiducia, la considerazione, la simpatia dell'intero ambiente. Metto per simpatia. Beh, certo, è partito terzo aspetto, facilitato dall'impresa compiuta lo scorso perché anno. Perché l'anno scorso si è subito calato nella parte, ha messo tanta saggezza calcistica al servizio del Pescara. Giuliano Diodati, assessore allo sport al Comune di Pescara. Certo, con lei non faremo discorsi di natura tecnica, però Pescara, lei gira per la città, sta riscoprendo l'entusiasmo, il calore verso la squadra, e dopo gli ultimi 2 anni non era facile, quindi trova un clima diverso in città. Assolutamente sì, credo che si sta risvegliando un grande entusiasmo. Io spero che questo possa essere un anno positivo per il Pescara, ma anche per altre realtà sportive che stanno dando un grande contributo dal punto di vista delle prestazioni. Mi riferisco al basket, alla pallanuoto. Speriamo che si possa ricreare le stesse cose che noi abbiamo. Che è il calcio che poi traina tutto, il calcio, no? il calcio è sicuramente trainante, più seguito, però voglio dire, io vedo che insomma dobbiamo mantenere i piedi per terra, però credo che una partenza di questo genere nessuno se l'aspettava. E sicuramente questo sta creando entusiasmo in città, e se va bene il Pescara vanno bene tante altre cose, perché la gente dire lavora più tranquilla, più contenta, siamo tutti. Ma sicuramente, certo. Per cui noi vediamo veramente con grande piacere questa performance della squadra. Fammi dire 2 cose, io credo, non sono un tecnico, perché voglio dire, io sono uno sportivo, ma credo che un grande merito vada dato sicuramente all'allenatore, perché mi sembra un allenatore tosto, concreto, insomma l'ha dimostrato dall'inizio dalla fine dell'anno scorso. E poi insomma diamo pure merito a questa società che insomma sono diversi anni che con qualche difficoltà, qualche anno a volte può non andar bene, però voglio dire, sta facendo molto. Il calcio a Pescara noi lo continuiamo a vivere in maniera importante, bisogna ringraziare la società che c'è. Professor Salini, parliamo di questa partita con il Benevento. Avete sofferto più delle altre volte in panchina, anzi nella seconda panchina, per quella lì, quella che è riservata a qualcuno che non fa parte della squadra. Sicuramente sì, io poi ogni tanto. Cioè sull'1-1 ci credevate? Sì, io ogni tanto mi sbilancio su pareri tecnici, il direttore subito mi raccoglie. Cioè, fare le sostituzioni, no? No, no, io gli chiedo e lui è d'accordo con me, a volte meno. Però devo dire che quello che c'è quest'anno è soprattutto la sensazione di poter sempre recuperare la partita. Nel senso che non ho visto dopo il gol del Benevento teste basse, giocatori guardare per terra, ma subito propositivi. E quindi devo dire che prima della partita, leggendo la formazione del Benevento e soprattutto la panchina, un po' di timore l'avevo. E ho fatto una battuta al direttore, mi ha detto come la vedi la partita oggi. Secondo me è come quando si apre, come ho detto, come quando si apre il cocomero, una volta che abbiamo aperto possiamo dire, perché possiamo vincere e possiamo perdere, non lo sappiamo. E poi abbiamo sfoderato una splendida vittoria. Cocomero era buono. Era meno buono a Padova, nonostante la grandissima prestazione. Sì, per fortuna l'ho vista a tratti la partita, perché ho spento il telefono e l'iPad sul 2-1 perché ero impegnato per lavoro. E quando l'ho riacceso effettivamente sono rimasto molto sorpreso negativamente dalla cosa. Questa grande prestazione con il Benevento, torno sempre al fatto di se è figlio di uno o dell'altro, può essere figlia anche della rabbia di Padova, Leone? Sì,
Perché molti dicono se avessimo vinto a Padova forse non ci sarebbe stata la stessa prestazione col Benevento. C'è sempre il dubbio, no? Sì, ma infatti la nostra preoccupazione, come penso di tutti quanti, no? Quei 5 minuti di Padova, me, la cosa che mi faceva arrabbiare di tanto più, come andavano a cancellare come i 90 minuti di grande calcio. Che... Ma quei 5 minuti come possono essere letti? Ma guarda, un calo di tensione. Il calcio è fatto di inerzie, no? E a volte tu hai, cioè ho rivisto la partita 2 volte in video, noi fino all'89esimo abbiamo mantenuto la palla in una maniera, diciamo, disinvolta, pensando che purtroppo nel calcio, come nella vita, non bisogna mai dare niente di scontato, no? Forse... Quindi è servita, insomma, la lezione? La lezione è servita, perché il calcio ci dimostra che basta un episodio a cambiare l'inerzia della partita, e questo gol che magari non lo rifarà più. Questo è il tiro della domenica. Purtroppo ci ha condizionato e è successo quello che è successo. Poi molti temevano i 2 giorni in meno di allenamenti, invece... Ma secondo me giocare subito è stato meglio, perché se ne è parlato un po' di meno. Magari se succedeva ieri, cioè 2 settimane di sosta, avresti parlato tutti i giorni e sarebbe stato martellante. Magari giocare subito e cancellare quella cosa, oggi l'abbiamo cancellata. Ha detto bene Luca, la cosa che dispiaceva di più del finale di Padova è che quei 2 gol... quasi sembrava che dovesse far passare in secondo piano la prestazione, cioè, 90 minuti della, poi no? Della squadra. Con il Benevento il Pescara ha dato grossi segnali di forza sotto tutti gli aspetti, ma i 90 minuti a Padova ci sono stati dei momenti di, e poi c'è stata la continuità di grande calcio, sì. Da un punto di vista sia tecnico che tattico è stata una partita Alessandro, da parte tornando Pescara. Al discorso delle panchine, perché loro sì. Sfogliavano i nomi del Benevento, ma guarda che la rosa dei giocatori in panchina del Pescara è una rosa di nomi competitivi, soprattutto in un campionato dove hai la possibilità di avere un doppione per ogni ruolo. La panchina, una forza, perché adesso stiamo ovviamente commentando le prime giornate di campionato, non possiamo fare un'analisi già definitiva, e quindi diciamo che ragioniamo molto anche sulle sensazioni, si fanno delle ipotesi, ma la panchina del Pescara di domenica aveva 4-5 elementi comunque di però Alessandro, questa squadra alla vigilia del campionato non veniva inserita tra le probabili protagoniste. Perché? Ma per quello che è successo a Pescara è stato un vantaggio. Sì, questo sì. Per il Pescara. Ma perché i cosiddetti espertoni, no? Ma perché non indicavano il Pescara? Allora, innanzitutto ci sono, perché poi l'anno scorso se ne è parlato tanto di sto famoso paracadute, no? Sì. Che è stato commentato. Finalmente non c'è più. Allora, quando c'è una retrocessione dalla A alla B, sicuramente si parte dal presupposto che chi retrocede, nonostante i grandi contratti, abbia questa forma di ammortizzatore che consenta di spendere. D'accordo? In realtà, secondo me, è esattamente il contrario. Anche se c'è la disponibilità, ti devi sgravare di scorie, di tanta negatività. Il Pescara, diciamo che le scorie le ha proprio rimpastate la stagione scorsa, e credo che riuscire a iniziare a lavorare in una stagione come questa, coi riflettori spenti, sia stato d'aiuto a tutte le componenti societarie e anche agli stessi tifosi. D'accordo, ecco, perché... questo però nell'ambiente nostro. All'esterno il Pescara, come il Rosa, non veniva indicata tra le protagoniste. No, non veniva indicata, perché c'è qualche giocatore in qualche altra squadra un po' più di spicco, lo stesso Benevento, Ciano Cerino, voglio dire, ci sono altri giocatori, ma il bello del calcio è proprio questo. Anzi, proprio perché mi fai questa domanda, io ti dico oggi, che siamo a metà ottobre, che secondo me alla fine del campionato troveremo il Foggia nei playoff. D'altro che il Foggia ha 12 punti in classifica, esatto. Perché con gli 8 di penalizzazione, 4 in più. Però all'inizio della stagione è una cosa che tu non puoi pensare che una squadra che parte da meno 8 può arrivare. Vero. Secondo me oggi, io ti affermo, perché ne sono convinto, che il Foggia arriva nella griglia dei playoff. Allora, un attimo, andiamo a sentire, prima non so chi, mi sembra Leone citava Del Grosso come un elemento, una colonna portante di questa squadra. Proprio Del Grosso fa il punto della situazione in pochi secondi del clima che regna all'interno dello spogliatoio. Andiamo a sentirlo.
Investi ora su tifosi.com/Pescara. Volevamo riscattarci da un martedì, diciamo, amaro, quello di Padova. Diciamo che la risposta è stata positiva sotto tutti i punti di vista. Grande prova della difesa, avete limitato al massimo gli attaccanti del Benevento, un tiro in porta con il gol tra l'altro su calcio di punizione di Viola e poi un colpo di testa di coda nel finale, tutto qui il Benevento. Insomma, questa è una difesa che riesce a chiudere bene. Anche a Padova fino al 90° non avevate rischiato praticamente nulla. Ma io credo che è da premiare tutta la squadra, perché se la difesa è forte, la difesa parte dall'attacco, quindi diciamo che siamo aiutati da tutti quanti, quindi dalle mezze ali, dal centrocampo e anche dagli attaccanti esterni. E quindi siamo una, speriamo di averlo nel DNA questa cosa qui, di aiutarci l'uno per l'altro, perché solo così si possono raggiungere dei risultati importanti. E non è merito della difesa, ma è merito di tutti quanti. Come ci si sente a guardare tutti dall'alto della classifica, dal primo posto? Pescara non accadeva da 6 anni, tu lo sai bene. Ma io credo che a questo, dopo sei partita, non devi accontentarti di guardare la classifica, o meglio, se la guardi con occhi per migliorarti, per avere la consapevolezza che sei una squadra forte, che non devi mollare mai, ok. Se la guardi per fare il fenomeno e per accontentarti, vuol dire che stai sbagliando tutto. Mi sembra che l'equilibrio e la saggezza di Del Grosso siano valori difficilmente riscontrabili, no? Nel calcio, dove molti si esaltano per il primato in classifica. Questo è un segnale di una positività che regna all'interno dello spogliatoio, Totò? Ah sì, a mio avviso sì, anzi credo che questa debba essere la forza di questa squadra. Io credo che, insomma, il tifoso non puoi vietare di sognare, credo che sia un fatto positivo, soprattutto se espresso in questo modo come è espresso adesso, cioè la differenza tra questi sogni e l'illusione dell'anno scorso, c'è un abisso, voglio dire, lì si partiva da un'illusione che poi ha condizionato tutto il resto, della piazza parlo, credo che abbia anche condizionato la squadra in quel momento. Questa invece è una squadra che sta nascendo insieme, come ho detto prima, anche ignorata proprio appunto anche dalle previsioni, ma le previsioni le sappiamo benissimo, le fanno sui nomi, perché alla fine se tu metti Nocerino in maggio, dico, sembrano grandi, però poi ti accorgi che uno c'ha 36 anni, uno c'ha 35 più o meno, che non sono quelli che possono fare la differenza, i nomi, te l'accorgi giornata per giornata. Io appunto la sensazione che ho avuto è quella di vedere questa squadra crescere insieme e dare un'idea di compattezza dall'inizio, a prescindere appunto dai modi, da tutto il resto, ma proprio dalla gestione portata avanti anche dall'allenatore e da come sta seguendo la squadra. Io credo che questo sia il punto di partenza che ci può dare, cioè ci permette comunque di sognare, perché ovviamente chi piace il Pescara deve sognare, anzi il clima vero, la cosa bella di questo momento è proprio, come ho detto prima, il clima che si respira allo Stadio Adriatico, una cosa che non vedevamo dall'anno di Oddo, dalla promozione di Oddo. Vogliamo parlare, perché giustamente Del Grosso sottolineava la forza della squadra nella fase difensiva, andiamo a analizzare i reparti, perché tutti sostengono che il centrocampo del Pescara probabilmente è il migliore della cadetteria. Poi la difesa, che regge l'urto nonostante i 7 gol subiti, è il lavoro svolto anche dagli altri compagni. In attacco abbiamo Mancuso, che per ora è la stella che brilla di più, nonostante il buon lavoro degli altri. Diciamo che non c'è un reparto che non funziona oppure non funziona perfettamente. Leone? In questo momento... anche in questo momento è difficile trovare gli effetti, no? Sì, no, sicuramente. Quello che piacerebbe a me è fare 4-5 partite senza prendere gol, per esempio, no? E quindi dare quella solidità, quella squadra che deve vincere, quella squadra che ti dà sempre la sensazione che non gli puoi fare gol, no? Magari noi finora ne abbiamo presi 7, cioè, meno male, però abbiamo... parli di un messaggio da far passare anche a chi gioca contro il Pescara. Sì, no, perché sono quelle cose che, se vogliamo andare a trovare proprio la perfezione, avere
la difesa in battuta. Però negli ultimi anni tutti sapete che la difesa era un po' il tallone d'Achille nelle varie squadre. Adesso è una difesa con gente esperta, Balzano, Del Grosso, Campagnaro, come è stato risuscitato, professor Salini. Il mistero del Campagnaro, non ce lo dice. Professor Salini, Campagnaro, che gli avete fatto? Campagnaro è sempre lo stesso, come avevo detto anche l'anno scorso, è normale che... E poi sono comunque punti di vista, perché noi siamo gli stessi, Campagnaro lo stesso, è cambiato lo staff, è normale che mister Zeman, come tutti sapete, ha una sua idea, cioè dal diciottenne al quarantenne si allena alla stessa maniera. Probabilmente con il mister Pillon la situazione è cambiata, perché Campagnaro si allena comunque, si allena in maniera diversa, si gestisce un po' di più, è normale che non riesce a fare quello che può fare Melegonio, quello che può fare Antonucci. Posso fatti una domanda a Paolo? Cioè, questa idea di Campagnaro che si gestisce, diciamo, da solo, voglio dire. No, beh, questo no, non da solo. Ci mancherebbe. No, però voglio dire, poteva essere una soluzione, lui l'aveva chiesta anche l'anno scorso o no? O è una novità? Lui, Ugo, non è un giocatore di grandi parole, è un giocatore, è un grande professionista. Se voi guardate anche la domenica, finita la partita, è l'unico che scende negli spogliatoi. Si vince anche quando si vince, soprattutto quando si vince, si fa la doccia ed è pronto per la prossima partita. Quindi in realtà lui non ha mai chiesto espressamente di potersi allenare meno. Sicuramente è un metodo diverso di gestire. Si è messo a disposizione del mister, oggi lavora sempre, ripeto, non in anarchia, è tutto, certo. Come dire, tutto concordato. Fatto, concordato con il mister, con il preparatore, quindi anche questa settimana lui si è allenato bene gli ultimi due giorni, i primi due giorni ha fatto scarico, in realtà poi è un giocatore che trova anche nell'energia nervosa la possibilità di fare una partita ad altissimi livelli come l'ha fatta del resto domenica e come le fa sempre. Quando prima parlavo di programmazione, quando tu dici di chi è figlia, di un lavoro d'equipe, quindi è un lavoro d'equipe, ma sono stati confermati tutti o quasi i difensori dello scorso anno, sono stati messi due difensori che sono abituati a giocare a alto livello, Ciofani e Del Grosso, che hanno grande esperienza, che hanno disputato nella loro carriera, penso a Del Grosso tra Serie A e Serie B, non so quante centinaia di partite ha, ma sempre su buoni livelli. Ciofani negli ultimi 4 anni ha vinto 2 campionati, quindi sa mentalmente e anche durante la settimana come ci si prepara alla partita. Sono abruzzesi, peraltro. Bravo, peraltro. Stavo arrivando a quelle. Sono anche due abruzzesi, Del Grosso, Pescara. Tu dici, questi innesti hanno sicuramente reso più quotato il reparto. Manca, esatto, ancora hanno dato forza tecnica, hanno dato solidità, esperienza, modo di lavorare. Campagnaro che resta, io non lo so quante altre società dopo gli ultimi anni di Campagnaro, con i problemi, gioca, non gioca, fa una partita, poi ne salta tre, tutto il resto lo sappiamo. Adesso ne sarebbero, fa tre, ne salta una. Appunto, si sarebbero comportate allo stesso modo. Hai confermato Brugman, siccome quando poi le cose non vanno bene, dice, ma questa è una società che non programma. Io credo, ecco perché chiedevo il consenso, il no di Luca. Più programmazione di quest'anno credo che sia. Io credo che la programmazione ci sia sempre. Poi sì, esatto. È ovvio che poi tutto dipende dai risultati, però se io so che mi serve questa cosa e prendo quella cosa, ossia serviva un terzino sinistro che è terzino sinistro, bravo, di affidamento, prendo Del Grosso. Poi mi può andare anche male, perché il calcio, lo sappiamo, non è una scienza esatta. Sì, 1+1 fa sempre 2, se fai 2 gol, proprio se ne prendi 3 è 1+1, non fa 2 e non porta la vittoria. A proposito di situazione infermeria, Capone e Antonucci, quello di Capone sembra un infortunio più serio. Sì, Capone purtroppo ha avuto una frattura della base del quinto metatarsale, c'è stato infortunio di Caprari, di Benalì, che abbiamo ha avuto negli anni passati. Anche di Mandragora? Di Mandragora, giusto. Anche Mandragora, io penso che nella migliore delle ipotesi 2 mesi, nella peggiore 3. Se tutto peccato, va bene. Peccato, perché poi beh, sì, anche perché stava entrando in grande forma. Antonucci? Antonucci ha avuto un trauma diretto al vasto con una ginocchiata rimediata a Padova, sta meglio, io penso che dopo la sosta sarà disponibile sicuramente. Ricordiamo che sia Capone sia Antonucci sono stati convocati dalla Nazionale Under 20, ovviamente devono rinunciare. A proposito di convocazioni, c'è anche Melegoni Under 20.
poi Memusciai con la nazionale albanese, col CT Panucci, anche il portiere Castrati, under 21 dell'Albania. C'è anche Macin. Macin, è vero, chiedo scusa. E poi tanti ex biancazzurri nella nazionale maggiore, ce ne sono sei: Perin, Biraghi, Caprari, Verratti, Immobile e Insigne. Non c'è Cristante questa volta. Insomma, Pescara è un bel trampolino di lancio, Leone? Anche per i direttori? No, non in nazionale, però sicuramente, sicuramente per i ragazzi è una bella vetrina. Io infatti dico sempre che giocare a Pescara è un privilegio per tanti motivi, e devono dare il giusto valore, perché chi riesce a giocare a un certo livello a Pescara vuol dire che è pronto per altri palcoscenici, quindi è veramente un bel banco di prova. Ma è così una piazza difficile Pescara, Alberti? No, Pescara non è difficile, Pescara è una piazza blasonata, e la camicia del Pescara pesa. La maglietta pesa. La maglietta, la camicia, come dire, pesa la maglietta del Pescara. Chi la riesce a indossare disinvoltamente, evidentemente c'è un qualcosa anche per giocare. Però parliamo di Pescara, parliamo di una realtà in Serie B sicuramente di altissimo profilo. In A purtroppo siamo stati una comparsa, ma voi anche, perché forse la dimensione stessa della città che ci crea sempre, diciamo, degli handicap, no? Strutturali. Però il Pescara è assolutamente una squadra di prima scelta. E ti dico anche che se il Pescara dovesse, come mi auguro, arrivare all'inizio del mercato cosiddetto di riparazione in questa posizione, avrà ancora più charme per cercare di avere dei ritocchi eventualmente. Pensavo che dicessi vendere a qualcuno. No, non credo, spero di no. No, io spero che non viene toccata per niente. D'accordo, una volta tanto che ho fatto di Francesco. Leone, con tutto il rispetto per Leone. Ci state già pensando al mercato o no? Per il presidente Sebastiani. No, fammi sentire Leone, è la voce ufficiale. No, assolutamente. Cioè, ci state pensando al mercato, ma non in uscita, no? No, in questo momento non stiamo pensando al mercato. Vabbè. Intanto c'è una notizia di giornata che poi è una non notizia, altro rinvio del Tribunale delle Imprese, ecco, dell'Aquila sulla questione Pescara Calcio riguardo i due soci Sebastiani e Iannascoli. Tra 15 giorni dovrebbe esserci la sentenza. Andiamo in pubblicità, però prima vorrei chiedere a Andrea Costantini se c'è qualche novità, non so se c'è qualche posticipo in serie in Lega Pro. Andrea? Beh, in Lega Pro si stanno giocando due partite nel girone A, Gozzano-Piacenza, Pro Piacenza 0-2. È interessata la Juve B, volevo sapere. La Juventus Under 23 sullo 0-0 all'intervallo contro la Pro Patria. E poi ricordiamo, lo diciamo proprio in maniera estremamente sintetica, domani si pronuncerà il TAR del Lazio con grande attenzione sul caso della Virtus Entella, e a tal proposito oggi la Lega di Serie B ha diramato una nota dove ha confermato di avere grande fiducia nel TAR affinché per domani ci sia una decisione che sia comunque tra virgolette favorevole alla Lega di Serie B, che chiaramente vuole la Andrea, conferma. Andrea, ma Cassano del si sta allenando con l'Entella? Cassano oggi ancora, prima giornata con la Virtus Entella, che è proprio la squadra in bilico. Dichiarazione del patron Gozzi della Virtus Entella: speriamo che Cassano dimostri di poter tornare a essere un calciatore. Parole pronunciate poco fa del numero uno della Virtus Entella. No, andiamo in pubblicità. Sì, andiamo in pubblicità, poi farà la domanda Francesco e vedremo questa schermata sui precedenti alla settima giornata di campionato. Tra poco. Da giovedì 4 ottobre ritorna lo svuota tutto Notti d'Oro, con sconti fino all'80%. Biancheria grandi marchi: Borbonese, Blue Marine, Liu Zhou, Bellora, Somma, Bossi, Down & Step. Trapunta matrimoniale Blue Marine 159 euro, trapunta matrimoniale Caleffi 59,90 euro, completo letto matrimoniale Fazzini 69 euro, asciugamani 1 più 1 Caleffi 3,90 euro.
tra punte Disney, €39,90. Vieni a trovarci, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano. Telefono 085 44 58 973. Da giovedì 4 ottobre, Notti d'Oro, conviene! Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Adri, uscita A14, direzione Pineto. Vuoi un locale dove poter organizzare la tua festa di compleanno, di laurea, comunione, battesimo, riunione aziendale, meeting ed altro, o semplicemente una festa tra amici e vuoi che sia una serata indimenticabile tra karaoke e musica? Cerchi il modo per rendere la tua festa unica, ma hai voglia di qualcosa di originale e non del solito locale o del solito ristorante? Il posto giusto è l'Isola di Zeta. A richiesta, personale altamente qualificato e molto disponibile che sarà in grado di aiutarti ad organizzare una festa curando ogni dettaglio, con menù personalizzati e all'insegna della buona cucina. Ti aspettiamo all'Isola di Zeta. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua. E dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21.46, rientriamo in diretta. Intanto vi ricordiamo che sabato mattina presso l'Auditorium Petruzzi si terrà il convegno La Metamorfosi del Calcio nei 40 anni del club Donne Biancazzurre. Quindi in occasione di questo 40esimo anniversario la presidentessa Nella Grossa ha invitato esponenti del calcio che sono stati anche a Pescara, ad esempio il direttore Pierpaolo Marino, poi ci sarà Rossella Sensi, l'arbitro di Liberatori, ci sarà anche un premio per la società Acque Sapone per lo scudetto conquistato, ovviamente il presidente Sebastiani e vari rappresentanti della società bianco-azzurra. Sabato mattina, ore 9.30-10, Auditorium Petruzzi. Allora, all'inizio della trasmissione avevamo parlato di questo inizio esaltante del Pescara, lo paragoniamo alle altre stagioni, dopo 7 turni di campionato, vediamo come stava il Pescara, insomma qual è la squadra che ha conquistato più punti rispetto a questa. Allora, negli anni 78-79 c'erano ancora i due punti, però abbiamo calcolato vittorie e pareggi, quindi la squadra
che ha fatto più punti è quella di Angelillo, con 17 punti, infatti con la P indichiamo promozione, e poi c'è la squadra di Delio Rossi nel 96-97 con 17 punti. A seguire abbiamo il Pescara di Galeone nel 91-92 con 15 punti, che conquistò la promozione. La stagione di Zeman, 12 punti, ci fu promozione, poi così a scalare. Vediamo Galeone nel 99-2000 fece 12 punti, De Cagno 10 punti, Zeman lo scorso anno 10 punti, la promozione di Oddo alla settima giornata si aveva 9 punti, poi Di Francesco nel 2010-2011 9 punti, Franco Oddo nel 95-96 conquistò 9 punti, poi abbiamo indicato solo le altre due stagioni delle promozioni con Galeone nell'86-87 8 punti e con Cadè nel 76-77. La memoria storica del Pescara è Totò De Leonardis. A quale squadra si può paragonare quella di oggi? Ma quella di oggi, io la paragonerei, a me sembra, più o meno a quella di Galeone 91-92. C'era una squadra che nasceva, veniva dopo una salvezza acciuffata per i capelli. Il 91-92, l'anno di Malsara, Allegri. Esattamente, l'anno di cui appunto Mazzone venne esonerato, poi tornò Galeone, l'anno dopo fu costruita questa squadra con molti giocatori. L'analogia anche, perché la salvezza conquistata. Salvezza conquistata, giornata, ma anche la costruzione della squadra, sì. Nel senso che lì in quella squadra c'erano, se ti ricordi, venivano dalla Serie C Massara e Allegri, sì. Ceredi che veniva pure lui dalla Serie C, era la squadra molti rinnovata. Si volevano riscattare come Righetti, esatto, Biri, poi Righetti, Nobile, cioè Gersi erano giocatori, sì. Si erano riscattare, a me sembra molto simile a quella almeno invece come... nel 96-97 Delio Rossi che conquistò ben 17 punti, sì. Nelle prime 7 partite, poi nel ritorno ricordiamo che ci fu quell'infortunio di Terracene, sì. Che tolse un, sì, certo, una un tassello importante. Pure lì fu una sorpresa questa, di anche perché Delio Rossi tra l'altro era all'inizio della, sì. Della sua carriera e questa squadra cominciò a giocare alla grande, giocava tra l'altro anche la differenza magari tra quell'anno e questo, quell'anno per esempio Delia Rossa aveva un centravanti greco bravissimo che però il problema è che giocava a spalla alla porta, però era molto funzionale per Giampaolo e anche per lo stesso Palladino. E la squadra che fece più punti insieme a Delia Rossa fu quella di Angelillo, però l'allenatore veniva contestato. Certo, l'allenatore veniva quei 17 punti, quel Pescara fece 5 vittorie consecutive all'inizio, poi tra un pareggio, sì. Il primo pareggio interno con l'Udinese 0-0, si scatenò la guerra civile, insomma, fu addirittura. È una bestemmia se ti chiedo perché. Ma anche distanze di tanti anni, guarda, me lo chiedo. Guarda, quella era una squadra che veniva da una retrocessione della Serie A, perché la prima Serie A, e quindi anche allora nacque, tra l'altro venne costruita anche con nomi importanti per quella stagione di Serie B, quindi c'erano giocatori che venivano proprio anche dalla Serie A, quindi era stato confermato lo zoccolo duro della squadra, con Repetto, Nobili, Zucchini, quindi c'era una grande aspettativa anche di gioco che non era mancato, perché uno dei campionati più belli, anzi il primo proprio bello in assoluto, era stato proprio quello di Cadè, che pure partì malissimo, quella squadra, 8 punti, perché partì molto male, e poi questa squadra diventò uno spettacolo perché giocava alla grande e tra l'altro conquistò la prima promozione, così come fu esaltante anche quella di Galeone, pure quella era una squadra che veniva, doveva fare la C e invece fece la B e poi vinse il campionato, partì male, però tutte e due le squadre piacevano però alla tifoseria, cioè erano squadre che davano, che per il gioco che esprimevano, per come giocavano in campo. Quella di Angelillo con 5 vittorie non piaceva. Non piaceva, no, giocava Maluccio proprio perché era fatta soprattutto di giocatori di esperienza e quindi la squadra non era brillante, mentre quella di Galeone, che so, la partita più bella che fece fu un pareggio con la Lazio, che la Lazio era lo squadrone anche se era penalizzato, un 1-1 in casa e con 5-6 traverse, insomma una cosa, uno spettacolo incredibile che conquistò, i tifosi. Poi questa, la storia è quella, questa squadra, come ho detto prima, sta trascinando il pubblico, perché questa è la vera forza, quindi il problema, sì è vero, la programmazione è giusto, perché è giusto il merito ovviamente, però a questo punto subentra il fatto tecnico, quindi allenatore, squadra,
che devono andare in sintonia tra di loro, costruirsi, andare avanti e anche entrare in sintonia con il pubblico. A me questa cosa è piaciuta, insomma, di Alessandro questa. Vuole fare una domanda a Totò? Sì. Sì. Ma qua, siccome sono indicate con la P le promozioni, ma le promozioni del Pescara, tu hai detto, si parla di sono state programmate negli anni passati? No, mai, mai. Mai, esatto, questa è una cosa che ho detto più volte. Quando per si cui è programmata anche... la promozione è andata male. Cioè, lui l'ha ripetuto più sì. volte, la programmazione, giusto, cioè la logica... No, la programmazione nella costruzione sì, della squadra. Sì, però no, quella c'è. Mai, però quella poi, se hai costruito. Però, sì, sì. Come dice lui, però dopo nasce nomi, dopo. Però i nomi non sono garanzia poi di risultati, ma e quindi i nomi non sono stati presi. Francesco, del professor Salini. Questo aspetto io intendevo. Chiedo scusa. Infatti voglio chiedere al professor Salini, due campionati. No, lui se posso fare una ha vinto cosa. Salini dalla Biala, giusto? Sì. Con Zeman e con Oddo. Sì. Con Zeman si fecero 12 punti, con Oddo 9 punti. Anche la partenza quello, di certo. Zeman fu positiva. Già quella di Oddo, anche se esprimeva un buon calcio, non raccolse molti punti. Poi, però, ovviamente i campionati si vincono a febbraio, marzo, aprile. Quindi non è detto che partire male significa già decidere un campionato negativo. Assolutamente no, perché in realtà lì sono rappresentati tanti campionati, ma mi ricordo altri campionati nei quali siamo partiti benissimo. Mi ricordo ancora la seconda pagina del Corriere dello Sport quando c'era Simonelli, che eravamo secondi nel giorno di andata e poi siamo retrocessi. Quindi in realtà è così. Io non anche con De Canio, no? Io non dimenticherò mai quando sono andato a vedere la prima volta il Pescara, l'allenamento del Pescara del primo Zeman. Arrivai, c'era Claudio D'Arcangelo, il nostro massaggiatore, e arrivarono Insigne, Verratti, e io li guardai Claudio e disse: ma quest'anno ci presentiamo con questo? Il più alto è 1,60 m, e poi sono rimasto sconvolto dalla cosa, quindi voglio dire, alla fine... è così, con Oddo poi piano piano. Ma questi numeri possono significare qualcosa o no? Lo chiedo a Leone, Alberto, un po' tutti voi. Leone? No, questi numeri dimostrano che non significa niente. Perché... sì, partendo male poi vinci, partendo bene con delle rosse. Però poi le squadre che hanno fatto punti poi sono salite. Cioè, è la consapevolezza. Sì. È partito bene, è salito. La consapevolezza. No, poi sicuramente ognuna... partire bene va bene, non è? Da un punto di vista numerico è sempre meglio. È sempre meglio. Però no, se posso aggiungere una cosa, scusa, ci sono anche dei particolari, che sono l'anno di Francesco, 9 punti, però prima di lui c'era stato Cucureddo, quindi lui è subentrato con una squadra che ha fatto male all'inizio. No, in B no. No, in B no, invece no, è successo con De Canio, che sì, era subentrato a Giorgini alla terza giornata, e poi si è però... Poi le promozioni, la promozione diretta è una promozione tramite i playoff, poi è un'altra, cioè sì. Arrivare primo o secondo vuol dire un cammino... Certo. Ai playoff solo Oddo ha vinto il campionato, le altre sono state tutte dirette. Beh, c'è lo spareggio di Angelillo, sì. Diciamo, ecco. Spareggio a Bologna. Vabbè. Angelillo Galeone, Angelillo sì, la finale a Bologna lo spareggio. Di Francesco pure mi sembra il playoff. Ma stanno parlando di Francesco, questo è il campionato di Serie B. Di Francesco ha vinto il torneo di Serie C. La Serie C. Insomma, meglio partire bene, partire bene è il massimo. Alessandro, ma soprattutto... Come dicevo prima, dopo le scorie dell'anno scorso, i veleni proprio dell'anno scorso, perché è il giusto termine, c'era anche bisogno un attimino di un ambiente un po' più sorridente, un po' più tranquillo. Adesso mi sembra che si respiri un'area molto più salubre. Si respirava rispetto... già dalle prime giornate, abbiamo parlato prima. Siamo ancora. Sì, esatto. No, ma io dico subito, si è capito subito che era un ambiente diverso, era stato dato credito a questa squadra e ci si chiedeva tutti perché, per come, perché era l'allenatore dell'anno che aveva fatto bene nella stagione passata, raggiungendo una salvezza, ma mettendo a posto tutte le negatività che c'erano nella squadra dello scorso anno,
perché erano stati presi giocatori, alcuni che ti davano affidamento, ripeto, Ciofani e Del Grosso, come andranno, sono giocatori che nella loro carriera, se Ciofani negli ultimi 4 anni ha vinto 2 campionati, insomma, stiamo parlando... 3 negli ultimi 5, ha vinto pure la Serie C. Ah, bravo, è vero, quindi no, io mi fermavo alla B. Diciamo che esatto, tutti e due però hanno avuto dei problemi iniziali perché venivano... proprio di condizione, voglio sì, dire. Sì, è logico, dico, poi, no, però, ecco, sono in, però Del Grosso è entrato certo, subito in, sì, sì, sì. In condizione. I giovani sono quelli che Leone aveva seguito nella passata stagione, negli anni, sono giovani che ti davano affidamento. Ripeto, in fase di costruzione tutto va bene. Non è detto che se tu costruisci con un'idea, con un'identità di squadra insieme all'allenatore, poi ti vada bene, poi sta alla bravura e dell'allenatore e dei giocatori, come dicevi prima tu, sì, di essere un tutt'uno. E adesso arriva la seconda fase e poi ci sarà la terza, la seconda a mantenere e la terza a essere bravi a primavera, perché da che mondo è mondo, Pillon, i campionati si vincono a primavera. Pillon perché era rimasto un po' nel dimenticatoio, Leone? Il dimenticatoio della Serie B, perché ha allenato anche in C. Ma questo un po' perché, insomma, negli ultimi anni c'è stata anche questa moda degli allenatori giovani, no? Gli emergenti. Un po' anche... Poi, ecco, sinceramente... Non c'è un motivo. Un motivo proprio vero non c'è. Io magari... A volte quando vado in giro a vedere le partite, no, incontro tanti allenatori che a volte perché li incontro dico ma questo non allena, no? Faccio esempio Calori, che è un allenatore che stimo da morire, no? Quando ho visto il Porto Gruaro, la vittoria quell'anno e vinse il campionato, io pensavo che come allenatore potesse fare... lo scorso anno Calori. Sì, sì, no, però in Serie C. Però è così, non è un veterano Calori. Pillon ha 62 anni, quindi ha una carriera abbastanza concreta alle spalle. Ma Pillon ha fatto la storia, ha allenato anche in Serie A. Potremmo dire che ha avuto un decennio. Ma a volte era importante. Ma a volte... Ha avuto un decennio di luminoso. A volte non si pensa o non si prendono degli allenatori perché magari possono chiedere non so che cosa. È sempre una questione di momenti, no? Di quello che tu vai cercando e di quello che... l'allenatore in quel momento vuole. Il fatto che non abbia procuratori può incidere o no? Lo chiedo prima a Alberti e poi a Leone. Ma lui secondo me aveva avuto una grande chance a Bari l'anno che ha sostituito Marco Tardelli, e il Bari quell'anno è retrocesso dalla B alla C, poi ha, diciamo che è subentrato in corsa e sicuramente non ha lo sponsor, questo lo penalizza. Però in effetti, come ha detto giustamente Luca, sono tanti allenatori. Sono tanti motivi e tanti gli allenatori. Ci sono tanti gli allenatori posso aggiungere un particolare? 26 anni, Pillone ha cambiato 22 società, insomma, quindi chiaramente ha lavorato quasi sempre, però nessuno gli ha dato fiducia. Sì, però la domanda nasceva dal fatto che adesso il Pescara è primo, diciamo, vede questa Serie A, seppur lungo un cammino. Mi sembra che ad Alessandria abbia perso lo spareggio contro il Parma, che se non ricordo male sembrerebbe che il Parma sia stato notevolmente insomma anche aiutato. È purtroppo nell'economia di una vita di un allenatore ci sono alti e bassi, è difficile trovare gli allenatori che sempre sono sulla cresta dell'onda, però questo io ti posso assicurare che è un signor allenatore. Se mi permetti, in 3 secondi, non allena eccetto l'esperienza all'estero, da un paio di anni in Italia, un certo Cesare Prandelli, che fino a qualche anno fa, fino a quando poi è arrivato in nazionale, era l'allenatore più richiesto, e adesso sta spasso. Anche degli Orossi è dovuto andare all'estero. Bravo, degli Orossi che è andato all'estero. Però, assessore Diodati, siete preoccupati se il Pescara dovesse fare un gran campionato, non so, andare in Serie A, il problema stadio, no? No, assolutamente, non siamo preoccupati. Anzi, noi ci auguriamo, perché come dicevamo prima, insomma, è un traino per tutta la città. Io credo che
insomma, sto ascoltando, loro sono esperti, io insomma non sono esperto, però credo che sì, di stadio sì, credo che l'entusiasmo è un progetto che va avanti, quello dello stadio. Bloccato? No, non è che si è bloccato, diciamo che insomma, è un progetto che presenta qualche difficoltà, ma proprio qualche difficoltà di natura operativa. Noi adesso abbiamo programmato una riunione tecnica proprio perché tutto quello che si poteva fare fino ad ora, noi abbiamo fatto anche un passaggio in consiglio comunale, voglio dire, è stato fatto. Adesso ci dovremmo francamente risedere con i proponenti per vedere un attimino se ci sono le condizioni per andare avanti. Anche se io lo stadio Adriatico sono innamorato dello stadio Adriatico. Un po' tutti quanti, poi ecco, le dire. Cose possono cambiare. Intanto c'è questa bella novità del Rampigna, lì non abbiamo dubbi, no? No, assolutamente, lì devo dire che insomma, noi siamo molto molto contenti, il Rampigna rappresenta la storia della città, io insomma ricevo molte sollecitazioni e molti complimenti per quello che inizieremo, ci apprestiamo a fare, perché insomma è uno stadio dove io stesso andavo a giocare a pallone, dove insomma rappresenta la storia della città, quindi il fatto di aver trovato le disponibilità economiche per far rinascere questo impianto e farlo riportarlo allo splendore di 25, di 30 anni fa, credo che sia... E quando potrebbe essere inaugurato? Io ho fatto insomma una scommessa con la città e io credo che noi per fine aprile potremo riuscire a inaugurare. Fine aprile. Facciamo il fiocco della promessa? No, dopo vado su Striscia la Notizia, però io ci credo perché stiamo lavorando veramente in maniera molto molto importante, perché insomma, perché la città se l'aspetta e perché vogliamo rimettere a disposizione questa struttura ad uso della collettività e non solo per lo sport. No, ti volevo chiedere una cosa, come sì. Uscita invece la notizia di chi si oppone a questa ristrutturazione del Rampigna perché ci sarebbe un sito archeologico. Siccome è uscita sui giornali, allora qual è noi l'idea? Prima di procedere nella progetto preliminare abbiamo fatto tutti i nostri passaggi con la sovrintendenza proprio per non trovarci nella difficoltà che abbiamo incontrato con lo stadio Adriatico e per i lavori che noi andremo a fare non avremo nessun tipo di problema. Quindi fine aprile, diciamo maggio sicuramente sarà il nuovo Rampigna. Sì, nuovo Rampigna. Pubblicità e poi ultimi 20 minuti di trasmissione, a tra poco. Da giovedì 4 ottobre ritorna lo svuota tutto Notti d'Oro con sconti fino all'80%. Materassi memory da 145 euro. Materassi a molle indipendenti da 175 euro. Tempur, Simmons, Falomo, Permaflex, Dorelan. Letti imbottiti matrimoniali in ecopelle 390 euro. Vieni a trovarci, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano. Telefono 085 44 58. 973. Da giovedì 4 ottobre, Notti d'Oro conviene. DZ Insurance Sport,
Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Adri, uscita A14, direzione Pineto. Ore 22:11 minuti, rientriamo in diretta. Allora, Andrea Costantini dalla regia, novità dai posticipi della Lega Pro. Che la Pro Piacenza ha preso il largo con il Gozzano 3-0, la Juventus Under 23 in vantaggio 1-0 sulla Pro Patria, rete di Idrissa Touré. Ricordiamo che nella Juventus Under 23 centravanti titolare è stato Bunino in questa serata, l'ex biancazzurro. Andrea, per lo spazio social che riserviamo ogni lunedì, questa volta i giocatori si sono un po' sbizzarriti, no? Nelle ore immediatamente successive la vittoria sul Benevento e quindi l'approdo al primo posto, un grande entusiasmo che è testimoniato da questi screen che vediamo appunto in particolare sul social Instagram. E in questo caso c'è Gaston Brugman che dice: non ci fermiamo più, forza Pescara, poi una serie di hashtag. Andiamo avanti e vediamo Antonucci che ha partecipato a questa festa social pur non avendo potuto giocare per via dell'infortunio, tutti insieme, e poi l'hashtag strada, l'hashtag appunto scelto da Mirko Antonucci. Andiamo al prossimo post, che è quello di Cristiano Del Grosso, che dice: dobbiamo sempre avere fame, mai mollare, mai rassegnarsi, mai rallentare, mai sentirsi appagati, il nostro scopo è dare sempre il meglio di noi, tutti insieme, sempre. Proseguiamo ancora con il prossimo screen ed è quello di Vincenzo Fiorillo, che dice: siamo quelli in cui nessuno credeva, ma siamo anche quelli in cui qualcuno inizia a rispecchiarsi, quelli che non mollano mai. Belle le parole del portiere del Pescara Vincenzo Fiorillo. Poi questo simpatico post di Marco Perrotta, che dice: biscottino Oreo, perché lui in mezzo a Frank Canutè ed Andrew Gravion. Poi dice: grande vittoria, non molliamo nulla, testa alta alla prossima. Vediamo il prossimo screen, che è quello che riguarda proprio Andrew Gravion, che dice: grandissima vittoria, grandissimo gruppo, grandissima famiglia. Proseguiamo con il prossimo, Frank Canutè: vittoria importantissima, avanti così, che bravi, ci vediamo dopo la sosta, bravi tutti, ci vediamo dopo la sosta. E poi ancora l'ultimo che vi proponiamo, Andrea Palazzi, che prende l'aereo e torna a Milano con Leonardo
Leonardo Mancuso si torna a Milano con il bomber taggato appunto Leonardo Mancuso. A voi. Grazie Andrea. Leone, Mancuso è il nuovo bomber del Pescara? No, io me lo auguro per lui. Sono molto contento per Leo perché se lo merita, perché anzi lui già ha perso troppo tempo secondo me in questi anni, perché è un giocatore dalle sue qualità, con la sua puntualità nel fare gol, secondo me poteva ma può ancora fare molto di più e non si deve accontentare. Quindi dopo i vari Immobili, Melchiorri, la Padula, e sta esplodendo questo Mancuso. Ma questo ragazzo è cresciuto nel Milan e poi ha fatto un percorso, diciamo, ha fatto una gavetta lunga. Però secondo me è l'età giusta per esplodere. Sì, sì, no, assolutamente. Io gli ho detto l'altro giorno che secondo me adesso non deve sprecare nemmeno un giorno d'allenamento per far sì che quello che ha perso prima lo possa recuperare in fretta. Professor Salini, la sosta incide, c'è stata già la precedente sosta, la squadra non ha avuto ripercussioni, ma in questo momento la controprova non c'è. Beh, dal punto di vista fisico sicuramente no. Io penso che sia molto utile andare alla sosta primi, andare alla sosta dopo una vittoria con una grande squadra come il Benevento, e questo aiuta a lavorare meglio. Come io ho sempre detto in tutte quelle poche volte che sono venuto in trasmissione, che quando tutto va bene l'infermeria è assolutamente vuota quest'anno, l'anno scorso era piena come accade sempre. Quindi. Ma è una coincidenza oppure? Ma è una coincidenza, secondo me. Scogna Emilio come sta intanto? Bene, ha iniziato a correre, io contiamo anche lui di averlo dopo la sosta. Coincidenza no, è normale che il fastidio in caso di squadra che va male diventa un problema, il fastidio in caso di una squadra che va bene diventa uno stimolo, è tutto là. Tutto può dipendere anche dalla vita di tutti i giorni del giocatore fuori allenamento, sto pensando a Totti e a Cristiano Ronaldo. Assolutamente sì, quello è fondamentale. Per l'alimentazione me lo insegna. Assolutamente, come quello che dicevo prima di Ugo. Ugo è un giocatore che è arrivato a quell'età perché fa una vita molto regolare. E così come tutti i calciatori longevi, la vita regolare è fondamentale, perché poi alla fine l'organismo è una macchina che alla fine ti presenta il conto, quindi. Alberti, come si fa a non soffrire di vertigine? Ora, cioè, qual è il compito più arduo di Pillon? Guarda, il compito più arduo per i giocatori che c'erano l'anno scorso sicuramente. Per esempio le parole di Fiorillo sono molto belle, perché a parte il senso di appartenenza, l'esperienza maturata negli ultimi anni mi permette di guardare al futuro restando con i piedi per terra, però con la convinzione. Io credo che il lavoro, a parte l'aspetto ovviamente tecnico, tattico, io credo che l'allenatore, forse lo stesso anche Luca, il dottore, tutti quelli che compongono, credo che probabilmente si debba lavorare sul fatto che mai come quest'anno si può approfittare del caos totale che investe il calcio per riuscire a entrare in scivolata e poterlo provare a vincere il campionato. Io non credo che questo allenatore si faccia prendere da facili entusiasmi, credo che sarà sempre un grande gestore anche delle prossime vittorie che ci saranno, sì, sicuramente. Quindi credo che loro debbano proprio lavorare sul far capire ai giocatori, perché gli anziani credo che già lo capiscano da soli, i più giovani devono anche rendersi conto che questo è un momento storico di cui ne devono ovviamente approfittare. Lui ha parlato di Mancuso che è arrivato in ritardo, ma anche lo stesso Gravillon che sta crescendo anche se è un po' irruento, tutti quelli che compongono la rosa devono approfittare di questo momento storico, perché evidentemente forse anche per il fatto di corsi, di ricorsi, quest'anno potrebbe essere un anno determinante per il Pescara e anche per quelli che compongono la rosa. Quindi Leone, come si gestisce questo momento anche in società? Facendo le cose che abbiamo sempre fatto con la stessa serenità e lavorare. Io conosco una strada sola e non esaltarsi troppo, perché il calcio ci insegna
che l'esaltazione poi ti fa cadere giù e poi ti fai male, no? Quindi fare sempre le stesse cose, farle con la coscienza a posto e lavorare. È l'unica strada che conosco, e migliorarsi giorno per giorno. Poi il campo darà sempre il suo verdetto, ma la fortuna, io ho sentito anche dire, no, che siamo stati fortunati, no? Ma la fortuna non arriva a caso, arriva se te la vai a cercare, perché lavori, perché vuoi una cosa a tutti i costi. Allora ti arriva anche l'episodio fortunato, ti arriva anche il rigore sbagliato, ma perché vuoi che lo tira fuori. Quindi se tu puoi... Poi tutta questa fortuna si è sciolta a Padova, se no vuoi. No, ma perché magari sai qualche risultato all'ultimo, il rigore sbagliato, il Foggia che magari non... Però la fortuna non arriva a caso, io lo dico sempre, che l'anno scorso magari vincevamo 3-0. Quindi i rischi da evitare quali sono? Ma i rischi da evitare, io sinceramente sono abbastanza sereno, perché se io vedo i ragazzi tutti i giorni, parlo con l'allenatore, i ragazzi sanno quello che vogliono, quindi io non, secondo me non abbiamo nessun rischio. Totò, Francesco, se possiamo levarci anche delle ultime curiosità con il direttore sportivo, Francesco. I rischi sono quelli di che ti può capitare la partita sbagliata, ti può capitare di incontrare una squadra del tuo valore o quasi o anche inferiore, e magari non riesci a vincere, poi magari ne vinci tre di seguito. I rischi sono quelli di una stagione. I rischi dipende pure di una stagione. Che aspettativa c'hai? Dipende dall'aspettativa. Ma di una stagione che deve... cambiando le vostre ambizioni, i vostri programmi, i vostri obiettivi? No, noi dobbiamo migliorare quello che non è andato l'anno scorso, e quello stiamo facendo. Vogliamo non ripetere gli errori dell'anno scorso. E come... Di prima una salvezza tranquilla? Sicuramente cercare di vincere più partite possibili e perdere nemmeno possibili. Io, con tutto il rispetto della matematica e quello che stavo per dire prima, ossia di una stagione, il rischio è di una stagione che è ancora tutta da vedere, da seguire, da affrontare. Però insomma, una squadra che dopo 7 partite ha dato questi segnali, ripeto, la storia è piena di momenti positivi o negativi nello stesso campionato di una squadra, però parlare adesso di... Allora, salvezza, no, ma non perché è sbagliata la domanda, no. Perché adesso col fatto di dover restare con i piedi per terra, ossia, secondo me parlare di salvezza tranquilla significa andare a togliere tanti meriti a questo allenatore, a questa squadra, che in queste 7 partite non sono stati mai inferiori agli altri. No. Ma dopo, io la vedo così, no? Certo, no, ma assolutamente. Non ci sono le premesse perché questa sia come posso dire, non mi viene il termine esatto. E quindi che dovrebbe dire? Puntiamo ai playoff? No. Anche perché non c'è bisogno che cosa punti, punti che vai alla Spezia, una partita di enorme difficoltà, devi provare a vincerlo, comunque a non perdere, queste cose qui. Leone, poi Totò De Leonardi. L'obiettivo è andare in campo e cercare sempre di fare il massimo e cercare di provare a vincere tutte le partite. Questo è, per me è il calcio, cioè il fatto di sapere che è una squadra che in qualsiasi campo va a giocare per vincere, non va per accontentarsi. Allora, la domanda semplice è questa: questo è già un obiettivo. Quando potremo misurare la forza di questa squadra? A Totò. Marzo. Cioè, prima un inciso veloce che me lo devo fare. Secondo me Mancuso è tra i 5 giocatori attaccanti, direi, della Serie B determinanti. Io ci metto Mancuso, Ernesto Roschi del Palermo, Galano del Foggia, Belchiorri e Donnarumma, che è il capocannoniere. Credo Pescara, quando ha avuto un attaccante determinante, di solito è andato benissimo. La storia ci dice questo, dare Bonato a Immobile e via dicendo. Poi credo che la forza... Fino a qualche tempo fa avevamo un po' di dubbi. Esatto, però credo, io di questi dubbi non ne avevo. Credo che lui, come ha detto anche Leone, che sto ragazzo ha perso pure del tempo, probabilmente non solo per colpa sua, insomma. E quindi credo che sia... Quindi quando possiamo misurare la forza? Secondo me la forza di questa squadra la puoi misurare nel momento in cui le cose andranno male, perché può capitare. Cioè la forza di questa squadra, oggi noi vediamo una squadra che cresce, che è unita, compatta, eccetera, però è anche una squadra che non ha mai perso, per cui il problema da vedere se questa squadra è quello che vale sarà quando, perché è illogico pensare che possa fare 36 partite senza mai perdere, insomma, non è mai successo, mi auguro che non possa succedere.
però di solito la forza della squadra la vedi, la squadra forte la vedi nel momento di difficoltà. Faccio un esempio, la stessa partita di Padova, persa in quei 5 minuti sciagurati dopo 90 minuti eccezionali. La partita dopo abbiamo visto, secondo me, una squadra che ha saputo gestire anche il vantaggio, perché non dimentichiamo, nell'ultimo quarto d'ora il Pescara ha avuto due grandissime palle gol senza soffrire assolutamente, per cui credo che anche questo, però per vedere veramente la forza, anche l'abbiamo visto nell'anno di Zeman, nell'anno di Galeone, nell'anno di Cadè, sono stati momenti di difficili dai cui la squadra si è tirata fuori, e questo purtroppo è un esame che dovremo vedere. Io sono ottimista sotto questo. L'assessore aspetto. Diodati, che tipo di previsione fa? Cioè, la forza quando verrà valutata a pieno? Facciamo una battuta alla Catalano, cioè io credo che loro sono tutti molto più esperti di me. Momenti di crisi nel campionato di Serie B ci sono sempre, tutte le squadre attraversano momenti di crisi. Viverli quando, insomma, dopo un bel percorso, sicuramente è meglio che non viverli nel momento, quando già si è un momento di difficoltà. Questo è il catalano, loro quindi, non se lo ricordano. C'è ragione catalano. Per cui è meglio stare avanti, catalano. Meglio allontanarsi e dopo vivere la crisi, così. Perché sicuramente una crisi vissuta stando avanti sicuramente è molto, aiuto, certo. Si risolve in maniera molto più semplice. Poi comunque ha detto bene. La reazione noi già la stiamo vedendo della squadra, perché prima mi pare di aver capito che in due partite la squadra è andata in svantaggio e ha recuperato. Quello è un segnale importante, di una squadra vitale, di una squadra forte che continua a credere. Mi pare di ricordare che l'anno scorso molte volte quando si andava in svantaggio la squadra invece si lasciava andare. Quindi, e si restava in svantaggio. E si restava in svantaggio. Quindi, ha ragione Luca, credo... a marzo, l'ho detto prima, i campionati si sono sempre decisi tra marzo e aprile, anche i primi di maggio. E poi il pericolo qual è? Che oggi sappiamo che esistono delle squadre come Benevento, Palermo, Verona, costruite per vincere il campionato, che verosimilmente viene da pensare che sono destinate. Perugia vuole vincere il campionato. E Perugia, che sono destinate. Brescia pure vuole vincere il campionato. Esatto, ne sono tutti, tanti. Ma solo il Crotone. Il Crotone pensa che pure il Pescara. Io non credo che il direttore, quando ha costruito la squadra, ha costruito la squadra per perdere il campionato. Uno ci io prova. Siamo partita. Oh, bravo. Però verosimilmente alcune di queste squadre potranno migliorare nettamente il loro rendimento. Il Pescara, per tornare a Catalano, riesce a conservare questo ritmo, non c'è il pericolo di essere superato da 2, 3, 4, 5 squadre. Perché Salini, dovesse andare male, che un conto è fare i playoff da terzo, un conto è fare, ma sono tutti discorsi prematuri. Lasci gli ultimi minuti con Salini, allora, con Leone e con Alberti. Io penso che la nostra squadra, l'aspetto tecnico, è una buona squadra. Io penso che sia fondamentale per potercela giocare fino alla fine che mantengano questo aspetto fisico. Che è normale che quando l'aspetto fisico cala, giocatori di qualità fanno differenza. Fino a che hai una qualità fisica che è quella che abbiamo oggi, se continuiamo a correre come corriamo oggi e in maniera sincrona come corriamo oggi, ce la possiamo giocare. E poi volevo fare una notazione, se mi permettete, il mister sicuramente è una grandissima persona, ma va dato merito anche a chi gli sta accanto, che sono veramente brave persone, Emanuele, Gabriele, eccetera, tutti quelli che l'aiutano quotidianamente. Approfittiamo anche per fare le condoglianze a De Gani, che ha perso il papà proprio il giorno della partita, è andato ugualmente in panchina, quindi un abbraccio da questo studio. Alberti, su quando potremo misurare la forza della squadra? Sì, diciamo a marzo, però a marzo non devi arrivare sprovveduto. Io penso che il mercato di gennaio, nonostante... No, non è così. Nell'uscita direi di no, anche nelle però entrate, a marzo ci arrivi bene, se poi arrivi a gennaio non sbagli. Per chiudere con Leone questo terrore... Oh, scusa, può darsi pure che nel caos generale la sessione di gennaio del mercato non si faccia.
perché non si sa ancora se l'Entella parteciperà alla CIA, alla B, per i pescaggi e quant'altro. Leone, per chiudere, l'orientamento per il mercato. Enrico. Sì. Poi, scusa se mi interrompo, c'è un link che potrebbe essere al caso del DS Luca Leone, dal sito tuttopescaracalcio.com. A gennaio la Juve tornerà alla carica per Elisalde, sabato all'Atletico diversi osservatori per Macin. Fonte il Messaggero. Uscite, esatto. Uscite, Quindi come possiamo rispondere a questa eventualità? Di Elisalde? I saldi, gli osservatori per Macin, gli occhi puntati su tutti. Ma noi, questo, tornando al discorso di prima, no? Giocare nel Pescara è una gran bella vetrina, no? Pescara tutte le settimane ci sono osservatori stranieri e tutte le migliori squadre di Serie A italiane, quindi questo non è una novità, però che ci siano osservatori è normale. Sì, questo ok, però poi società... il mercato è un'altra cosa, perché gli osservatori non fanno il mercato, gli osservatori segnalano, fanno una relazione che poi si vedrà se succederà oppure no. Vabbè, comunque è prematuro parlare di mercato. Ma assolutamente, assolutamente. Dalla prossima settimana ci penserete. Leone, comunque per un pescarese... Ma io mi auguro di no, mi auguro di no. Per un pescarese come Luca Leone, vivere questo momento è sicuramente bello ed è il miglior momento da quando lavora con il Pescara. Sì, io mi auguro che duri, che non, però ecco, è normale che noi il peso, la responsabilità è doppia, no? La viviamo dalla mattina fino a che non torniamo a casa. H24. Quindi... In bocca al lupo, in bocca al lupo Leone, in bocca al lupo e grazie al professor Salini, grazie a Giuliano Diodati che ci conferma che il campo Rampigna verrà inaugurato fine aprile, primi di maggio. Diciamo che quello è l'obiettivo. Insomma. Ecco, è sintetico o interabattuto? Enrico, ha promesso pure che lo stadio Adriatico sarà coperto. No, questo non l'ha detto. Grazie ad Alessandro Alberti, tu ti preparerai tra poco per il mercato, sei già... No, ma lui ha detto gli osservatori vanno, il mercato non è mai fermo, ogni domenica si lavora, è sempre in pieno fermento. Grazie a Francesco Di Francesco, a Totò De Leonardi, Andrea Costantini, possiamo salutarci dalla regia. Quindi... Assolutamente sì, Gozzano Pro Piacenza 0-3, Juventus Under 23 Pro Patria 2-0, raddoppio di Matteo Pereira, è tutto. Grazie a Maurizio Daguin in regia, alla GT Fotovideo con Gaetano Terra e Stefano Recanati, a Marino Simoni, ci saremo anche lunedì prossimo alle ore 21, nonostante la sosta di campionato. Grazie per averci scelto.